fatto di faticoso. Quello che è stata mia madre è per me in realtà la giusta madre. Mia madre è riuscita, devo dire, in maniera molto, lo capisco adesso, a farmi capire che cos'è la vita. Cioè, a mettermi su una strada in cui io non avrei dovuto sbagliare. La sua capacità di mettermi in riga, di non farmi mai sentire veramente a posto, di non farmi mai sentire veramente né brava, né una brava figlia, mi ha dato la capacità di avere una forza. Quindi la mia madre ideale è quella che io ho avuto in fondo, e credo che la madre ideale sia quella con cui hai un vero grande conflitto. Le vere madri sono quelle che riescono a sacrificare, tra virgolette, la loro capacità di, loro essere amati dai figli per uno scopo ben diverso, quello di creare degli esseri umani adulti che poi nel momento in cui dovranno avere a che fare con la vita sapranno rimboccarsi le maniche e essere uomini e donne.